Ciao a tutti, siamo al nostro secondo incontro e anche oggi, come l'altro giorno, chiamo e vedo se ci risponde Mosè, che è in collegamento Skype con noi. Mosè, ci senti? Buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Oggi non vi faccio la stesso, dai. Allora, oggi la fotografia te la faccio io. Stai lì, tac, così almeno ho il ricordo anch'io di questi momenti. Quindi, di cosa parliamo oggi? Facciamo giusto per prepararci a quello che diremo oggi, facciamo un piccolo resoconto di quello che abbiamo detto la scorsa puntata? Sì, certamente, guarda, la volta scorsa abbiamo detto questo: in casa abbiamo delle ottime opportunità per crescere e fare un percorso fotografico che ci porti ad essere un po' più autori, perché scopriamo le nostre origini, scopriamo chi siamo e soprattutto possiamo anche dar vita alla nostra curiosità. Possiamo con la nostra curiosità e la nostra fantasia trovare delle foto interessanti, quindi una triplice opportunità in casa, tutto qua. Questo è quello che abbiamo detto ieri. Ah, bene, e quindi oggi invece. Non ho capito, scusa, ripetimi la domanda. Mi senti? E Sì, mi sento bene. quindi oggi invece di che cosa iniziamo a parlare? Ma innanzitutto andiamo con ordine. Cosa possiamo fotografare in casa, no? Indaghiamoci, raccontiamoci. Allora, in casa tante volte quando torniamo dal lavoro abbiamo un angolo preferito dove leggiamo il giornale, abbiamo degli oggetti che muoviamo, abbiamo una scrivania sulla quale poggiamo le nostre cose, ci sono delle persone che vengono verso di noi, insomma. E poi possiamo anche inventare delle foto che sono curiose, non so, la mascherina che va tanto di moda adesso, no? Cosa facciamo con le nostre persone? Possiamo misurarci la febbre, tirar fuori dei ricordi di viaggio o comunque, cosa importante, anche fare un po' di ginnastica, un po' di movimento perché è utile. Ok, quindi tutto questo va analizzato, va fotografato. Io sottolineo molto la mia scrivania, il mio angolo preferito. La cosa importante, secondo me, è che in casa non indugiare soltanto sui dettagli e sugli oggetti, ma inserire anche delle persone, quindi un figlio, una sorella, la mamma, la moglie, se stessi anche. È importante, il racconto funziona se c'è anche la persona che la dice, che la racconta. Tutto lì. Guarda, ti dico che in questo momento ci sta scrivendo il nostro amico Mauro, che saluto ovviamente. Ciao Mauro, e ci dice: trovo grosse difficoltà perché la mia casa, ahimè, è poco luminosa e non è grande. Ma sai, il discorso le case non sono per come si abita via andiamo in ambiente le case non sono mai grandi. E quello che succede io Mauro, dico come si chiama, no? Mauro ha detto, giusto? Sì, Mauro, sì. Anzi, fammi prendere l'occasione per salutarlo. Ciao Mauro, spero proprio di vederti presto qui in negozio da noi e quindi intanto senti quello che ti vuol dire Mosè. Ciao. Allora, quello che devo dire, le case non sono mai grandi, usiamo il grandangolo più largo che abbiamo, in questo caso, un buon treppiede e se proprio questo campo largo non ci aiuta, indugiamo sui dettagli, sulle piccole cose. A questo punto quindi la tazzina del caffè, il frigorifero aperto, il libro che stiamo leggendo, un paralume, una lettera che stiamo scrivendo, quindi semmai, se il campo largo non ci aiuta, induciamo sui piccoli dettagli che parlano di noi. Ok, Licia, che anche lei saluto, ciao Licia, ci scrive: sì, ma le mie foto hanno tutte un sacco di rumore, dovendo chiaramente utilizzare degli ISO molto alti. Allora, quel rumore va affrontato su due ambiti. Innanzitutto verificare un giorno, verificare l'attrezzatura, per l'amor di Dio, bisogna sempre crescere, per cui i prodotti migliorano sempre e si può anche pensare domani di vedere qualcosa. Questa è la cosa. Non dimentichiamo una cosa, siamo in casa,
siamo in un ambiente per noi nuovo, siamo al chiuso, siamo in un ambiente che nessuno conosce, per cui anche un po' di rumore aiuta. Siamo in casa, signori, per cui non possiamo avere la foto perfetta che abbiamo fuori, non c'è il sole, siamo a casa nostra. Il rumore è anche anima, in un certo senso, è anche, come dire, testimonia che siamo chiusi, che stiamo facendo fatica anche a scattare, per cui un po' di rumore non guasta, secondo me. Se la foto fa rumore, si adatta bene agli oggetti vecchi. Se abbiamo una vecchia stilografica, un vecchio libro, un vecchio scrittoio, il rumore aiuta perché interpreta, per cui il rumore può essere anche utilizzato in un certo senso. Le foto che sto facendo questi giorni io per divertirmi così sono piene di rumore. Un po' di grana secca, come si diceva una volta, aiuta alla fotografia. Non abbiamo, caro Mosè, una chiamata adesso, una videochiamata da Roberta, che sentiamo se si collega, che ci ha chiamato, vediamo cosa ci vuol dire. Roberta? Ciao! Mi sentite? Ma da dove chiami? Da Hawaii, con i capelli? Da dove chiami? Hai visto? Ciao Mosè! Allora, mi sta seguendo, eh? Sì, non ti scottare, attiva, ti bruciare. Non ti bruciare, mettiti la crema protettiva per questo. Infatti bisogna stare attenti con le alte temperature. Ascolta Mosè, ti volevo ringraziare per questa bella chiacchierata. Spero che questo incontro piaccia a tutti i nostri clienti, li intrattenga un po' in questi giorni un po' particolari. Colgo l'occasione per salutare tutti i nostri amici, i nostri clienti, spero di vedervi presto, vi mando un abbraccione grosso. Ciao grazie. Mosè! Ciao. Diciamo ai nostri amici che è giusto stare in casa, quindi che stiamo facendo la cosa giusta e la cosa migliore, comunque, questo è importante dirlo. Assolutamente sì, rimanere in casa, assolutamente. I nostri mezzi ci consentono però questi collegamenti e, se me lo consenti Mosè, vorrei anticipare ai nostri amici che nei prossimi giorni avremo la possibilità, come abbiamo fatto con questo collegamento con Roberta, di sentire altri professionisti che parteciperanno un po' alla nostra chiacchierata, giusto per dare un po' più prestigio anche a questi nostri incontri. Cosa ne dici? Ma guarda, avremo delle belle sorprese, perché oltretutto questi professionisti ci daranno consigli, ci faranno capire cos'è per loro la fotografia, il loro percorso, e ci faranno vedere delle belle immagini. Vedremo mare, vedremo il mare sott'acqua, sopra l'acqua, vedremo ritratti, vedremo bambini, adulti, insomma vedremo un panorama di foto abbastanza ampio che ci farà divertire. Quindi usciremo di casa in un certo senso con i professionisti. Mosè, sì, perfetto. Tu sai che io sono particolarmente interessato e appassionato anche al video. Ma se parliamo di video? Ma guarda, allora, ieri mi hai detto una cosa importante, secondo me, lo diciamo sempre in accademia, no? Cioè, la tua fotocamera fa anche video, per cui diciamo una cosa che è un postulato, se fai una foto fai anche un video, se stai aspettando una persona importante all'esterno fai anche un video, il video comunque mettilo in archivio, fa parte di te ed è importante, per cui io abbiamo detto ieri, in casa se fai l'inquadratura farne anche un video. Ora sul video darei un consiglio che è importante, se ne vedono tanti in questi giorni. Due sono le cose che si possono fare: un monologo, in modo che dove c'è una persona che parla e che dice alcune cose, oppure una scena di gruppo, e che fosse la cosa più divertente. Allora, il monologo ha le stesse regole della fotografia, occorre studiare l'inquadratura, il contesto, gli oggetti da far vedere, per cui se uno è appassionato di fotografia, una bella, un'altra fotocamera anche d'epoca sul tavolo funziona. E bisogna tenere conto del ritmo e poi della durata anche di questo video. Dovete pensare che un monologo più di 10 minuti non possa durare, ok? E oltretutto da subito scrivere un piccolo testo, che non è un testo da seguire, ma è un canovaccio dove si sublima il messaggio, cosa e a chi, cosa voglio dire e a chi voglio dirlo. Questa è la regola del monologo.
ovviamente un buon treppiede, una specie di inquadratura stabilita. Il soggetto e chi parla va contestualizzato, per cui va messo attorno tutti gli oggetti che parlano di lui e si parla. Questo è il monologo. Secondo video che si può fare, tu immagini, noi abbiamo tante persone che in questo periodo sono chiusi in casa con la famiglia, no? Quindi c'è padre, madre, due figli magari, c'è anche un animale domestico delle volte. Allora a questo punto la cosa più importante, perché bisogna stabilire i personaggi, gli interpreti, scriviamo un copione, cerchiamo di avere il coraggio di scrivere chi dice cosa, no? E stabiliamo un tema. Il tema può essere la casa, ma può essere anche un tema esterno, il mare, la ginnastica, una corsa, la bicicletta, quello che vuoi, stabiliamo un tema. E la durata, che io consiglio sempre 10-15 minuti, e poi, cosa importante per te che ami il video, sappiamo che non abbiamo il tempo per montare, per cui il montaggio va fatto in diretta, come si faceva una volta con i filmini. Si stabilisce la scena on-off, in e out, tutto va montato direttamente, il filmato deve essere girato e pronto alla proiezione. Questa è la cosa importante. Tutto qua. Mosè, direi ok, mi è venuto in questo momento un'idea che voglio lanciare anche a te, perché no pensare a una mostra fotografica all'interno del nostro negozio per questi mesi che abbiamo trascorso nella nostra casa, e quindi una mostra fotografica che insieme allestiremo scegliendo le migliori fotografie da ingrandire, e perché no la possibilità di realizzare dei video da mandare sempre all'interno del nostro negozio su questo momento del coronavirus. Sarebbe sicuramente un momento per ricordare innanzitutto questo momento che stiamo passando, e poi per vedere se la nostra passione ci ha dato gli spunti per immortalare nel tempo questo momento. Tu hai perfettamente ragione, io sostengo sempre che la cosa importante, le foto vanno fatte, strappate e fatte vedere. Cioè, in realtà noi... non è un percorso obbligatorio, però il percorso ideale di una fotografia è stamparla e farla vedere. E quindi una mostra è sicuramente un'idea importante anche per capire, per raccontare la casa, se vuoi, degli italiani, o se vuoi di Treviglio, o se vuoi di Bergamo, dimmi tu. Bello sarebbe anche il discorso dei video, perché fare una serata in cui tutti questi video, magari cortini, asciugati, sono uno in fila a quell'altro, esaltano secondo me quello che è il racconto delle nostre case, no? Quindi è bello, perché questi video ci permetterebbero di metterci un po', perdonami il termine, a nudo di quello che siamo, no? Di quello che siamo veramente, perché noi ci conosciamo soltanto all'esterno, e invece sarebbe bello poter analizzare all'interno chi siamo, nella collettività proprio, le nostre case. E questa è la cosa più bella, perché in fin di conti di intimo cosa abbiamo nella vita? La nostra casa, che è la parte più intima e più desiderata che abbiamo, tutto lì. Per cui è ottimo. Certo. Allora, Mosè, io direi salutiamo tutti i nostri amici che ci stanno seguendo, e dai tu appuntamento a loro per il prossimo incontro con qualche sorpresa. Abbiamo delle sorprese sia domani che lunedì, non voglio fare nomi, però saranno sicuramente accattivanti e divertenti, e vedremo anche delle ottime fotografie, delle belle fotografie. Quindi che ci daranno ulteriori spunti per continuare la nostra passione. E poi diventeranno degli amici dell'Accademia, no? Due fotografi professionisti che saranno annoverati tra gli amici della nostra Accademia. Benissimo, ok. Grazie tanto, Mosè. Ti saluto, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.